Ciao ragazze, questo è il secondo tutorial per Capodanno. Questa volta ho voluto fare gli occhi più scuri, ho utilizzato un blu scuro e ci sono di nuovo i glitter che per me sono assolutamente un must per Capodanno. E tra i due penso che io farò questo tutorial per me il giorno del Capodanno. Niente, comunque vi lascio al tutorial, fatemi sapere cosa pensate di questo trucco, spero tanto che vi piaccia e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao! Prendo il Primer Potion e lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile e anche qua in alto verso il sopracciglio. Ne metto un po' anche qui sotto. Poi prendo questo ombretto blu scuro. Questo lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile. Poi piano piano lo porto verso l'alto, cercando di dargli questa forma, vedete, bella allungata. Prendo il correttore e lo vado a mettere sotto il sopracciglio. E poi vado a sfumare l'ombretto portandolo verso l'alto. Prendo di nuovo l'ombretto blu e lo vado a mettere qui sotto, quindi vado a fare un po' il contorno dell'occhio. Qui lo congiungo. Poi prendo di nuovo il correttore e vado a pulire questa zona. Vado a mettere la matita nera all'interno dell'occhio. Prendo la cola per glitter e la vado a mettere proprio nel centro della palpebra mobile, qua in mezzo. Che lasciarlo così, effetto bagnato, solo che dopo 2 ore mi ritroverei tutte le pieghette. Poi prendo i glitter, io uso questi di LA Splash Cosmetics, che sono bellissimi perché adesso li vedrete, sono di tantissimi colori diversi, mi fa un effetto bellissimo, guardate qua.
poi vado a mettere il mascara nero solo sulle ciglia superiori. Faccio tre passate. Prendo un illuminante, questo è Ash della MAC, il solito che uso io, e lo vado a mettere proprio qui sulle guance, perché quando sorrido voglio che le guance siano belle luminose, quindi anche da quest'altra parte. Vedete che già così sono belle colorate rispetto a prima. Poi prendo questo blush color biscotto e vado sopra in questo modo. Vado a mettere il rossetto e questo è il numero 70 della Revlon Soft Nude, un bellissimo nude, visto che gli occhi sono già belli scuri, ci sono i glitter, sulle labbra metto un rossetto nude. Questo quindi è il risultato finale, spero che vi sia piaciuto, io vi auguro di nuovo un buonissimo 2012, speriamo che porti tante cose belle e noi ci vediamo la prossima volta. Ci vediamo nel 2012, oddio, ciao! E vado anche a riempirle.